ragazzi, Pilone, bentornati. Eccoci qui con questo nuovo video. Oggi è un video veramente molto molto speciale, che non vedevo l'ora di fare e che mo capirete anche il perché. Siamo qui nella location, nella casetta di Los Angeles, in compagnia di Gabbo e Dredd, che in questo momento sono fuori a mangiare mentre io registro questo video. E per il primo anno su 5, 6 e 3 che ho fatto, sono qui con EA quest'anno, specialmente e particolarmente per trattare e parlarvi di FIFA 18. Infatti l'ho provato, l'ho giocato, ho preso anche dei buonissimi appunti perché volevo rimanere proprio a fare le cose professional, quindi appuntini per tutte le cose che posso notare del gameplay, dato che il gameplay non me l'hanno fatto registrare, quindi dovete fidarvi un po' della mia parola. Poi i trailer che hanno fatto vedere, le varie novità, le vedrete comunque anche in sovraimpressione mentre parlo io. Ci sono tante cose di cui voglio parlarvi anche nel dettaglio, che probabilmente dal trailer si è intuito una categoria di miglioramento, ma non si è capito esattamente cosa hanno migliorato. E avendolo provato sia qua sia a Milano, in un evento diciamo riservato a youtubers o alla stampa, che aveva come embargo oggi, quindi io ho giocato 2 settimane fa a FIFA, sapevo le cose, potevo dirvele, però non potevo per orari da rispettare. Oggi riuscirò a dirvi tutto quanto, che ho cercato di sistemare nel modo più ordinato possibile per non far confusione mentre parlo, cercando di farvi capire al meglio quella che è stata la mia esperienza e quello che sarà il gioco nuovo l'anno prossimo. Ovviamente abbiamo giocato a delle build che non sono il gioco completo, e abbiamo giocato con squadre normali che non sono Ultimate Team. Per Ultimate Team l'unica cosa che hanno fatto vedere negli scorsi giorni, che già saprete tutti quanti, è che hanno messo le leggende anche su PlayStation 4 oltre che su Xbox, dato che probabilmente quest'anno FIFA sarà sponsored by PlayStation, invece gli ultimi anni era tutto sponsored by Xbox. Comunque le leggende le avremo in entrambe le console, e soprattutto ci saranno nuove leggende. Confermato è Ronaldo, il fenomeno, quello dell'Inter dei tempi. Poi c'erano dei vari rumor sui vari Ronaldinho, Zidane, Totti, ma quelli non sono ancora confermati. Quello che è confermato al ritorno del The Journey, cosa che sicuramente porterò sul canale dopo quello che è stato l'ultimo anno, per quanto mi ha preso, per quanto mi è piaciuto, ma ne parleremo tra poco. Mentre adesso inizierei a parlarvi del vero e proprio gameplay, le cose che soltanto avendolo giocato ho potuto constatare, capire, provare, e che dai trailer e da quello che hanno detto difficilmente si riesce a capire come sarà questo FIFA 18. Partiamo dal presupposto che FIFA 17 è stato, a mio avviso, un gran bel gioco, un gioco rivoluzionario rispetto ai predecessori, che ha cambiato molto, che ha fatto in modo di organizzare il gameplay anche su uno stile molto più competitivo, tanto che sono stati fatti molti più tornei anche a livello mondiale. C'è stato l'ingresso del FUT Champions, che quindi ha messo tutto quanto su un livello competitivo maggiore, quindi a mio avviso come gioco funzionava. Ovviamente ogni FIFA ha le sue pecche, il momento, gli script, quelle cose lì, però a livello generale a mio avviso funzionava. Motivo per cui il gameplay di FIFA 18 a me ha ricordato molto più il 17 che i predecessori. Visivamente non è una rivoluzione vera e propria a livello di sensazione di gioco, quando voi muovete i giocatori, come difendete, attaccate, ricorda molto il 17. Ovviamente ha tanti miglioramenti, tante cose nuove, che però non fanno parlare della rivoluzione come è stato il 17 rispetto ai predecessori. Tralasciando il miglioramento grafico, che è doveroso, ogni anno si migliora sempre qualcosa di più, e col Frostbite hanno migliorato ancora di più la fisicità e le facce e il realismo in generale, hanno aggiunto un nuovo sistema di animazioni che prevede il fatto di non fare più delle animazioni che ogni volta che finiscono poi rispondono a degli impulsi successivi, quindi voi correte dritti, poi cambiate direzione, l'animazione fa il passo in avanti e poi vi spostate. Quest'anno sarà un'animazione frame per frame, quindi voi in qualsiasi momento del vostro passo potrete cambiare direzione e avere dei movimenti molto più fluidi e molto più reattivi. Quindi il vostro giocatore, se il difensore vi viene incontro, voi in qualsiasi momento riuscirete a provare a cambiare direzione per fare il dribbling, cosa che l'anno scorso soprattutto era molto difficile, in quanto i difensori erano molto forti, era difficile fare l'uno contro uno. E quest'anno, da questo punto di vista, diciamo che hanno dovuto equilibrare maggiormente l'attacco con la difesa, rendendo un po' di più il dribbling possibile, la capacità di controllare meglio palla nello stretto, di cambiare direzione all'ultimo momento, il tutto con una grande fluidità di movimento. Il fulcro su cui però hanno voluto lavorare maggiormente quest'anno, a mio avviso, quelli di Electronic Arts, è stato il Motion Technology System, ovvero hanno preso una vastità enorme di personaggi, a partire da Ronaldo, che è stato il testimone, che sarà il testimone di quest'anno, per caratterizzare tantissimo alcuni giocatori all'interno del gioco. Molti giocatori avranno uno stile di corsa differente, uno stile di dribbling differente, delle mosse nel dribbling, nella corsa, nel movimento differenti da giocatore a giocatore, come nella realtà. Hanno voluto caratterizzare anche le squadre in sé, ovvero si potranno poi decidere probabilmente manualmente poi, ma di base
ci sono le squadre che tendono un po' più a difendere, le squadre che attaccano molto, le squadre che attaccano in un certo modo, e quindi hanno caratterizzato molto anche l'intelligenza artificiale delle varie squadre per poterle rendere il più verosimili possibile a quello che sono nella realtà. E proprio avendo lavorato molto sulla squadra in sé, hanno anche lavorato molto per quanto riguarda il gioco di squadra senza palla, ovvero ci saranno molti più inserimenti, molto più supporto, molto più lavoro corale della squadra nel momento in cui si attacca o si difende. Si riusciranno a fare dei filtranti migliori, si riusciranno ad avere dei movimenti per liberare l'uomo al tiro, per smarcare una persona. Ci sarà insomma la possibilità di creare delle azioni sempre diverse e anche molto più articolate rispetto al passato. Tra le varie chicche di gameplay posso anche dirvi che hanno messo le sostituzioni dinamiche, ovvero che voi potete già prefissare delle sostituzioni prima della partita, così che poi durante il match, quando volete, in un momento in cui esce fuori la palla, cliccando R2 e confermando la sostituzione, potete far cambiare velocemente i giocatori senza mettere in pausa, bloccare il gioco e rallentare tutto quanto. Altre cose che hanno aggiunto sono il cambiamento del calcio d'inizio. Come sapete, quest'anno non si deve più per forza buttare la palla in avanti, quindi ci sarà soltanto un giocatore che batterà e passerà direttamente la palla indietro, una piccolezza però molto carina. Ci saranno delle nuove skill che ancora non ho capito quali siano, perché le ho fatte due casualmente giocando con Gabo o anche l'altra volta, non so esattamente i comandi, però di sicuro ne hanno aggiunte di nuove, poi vedremo quali saranno esattamente. E per il resto ragazzi, avendolo provato, posso dirvi che come gioco all'impressione è un gioco un po' più lento rispetto ai vecchi FIFA, molto fisico, molto anche tecnico e tattico, quindi è un bel mix di tante varianti che può rendere il tutto molto particolare e differente di partita in partita. Tra l'altro i giocatori più alti rispetto a quelli più bassi muoveranno diversamente le gambe, la falcata sarà differente, un giocatore più piccolo dovrà fare tanti passi per fare la stessa distanza di un giocatore alto che basterà che farà meno falcate. È una cosa scontata, però negli ultimi FIFA non succedeva, e a vedere correre tipo Messi di fianco a Barzagli è qualcosa di stranissimo insomma. Per quanto riguarda il gameplay direi che abbiamo quasi finito, se non fosse che poi hanno sistemato anche tante piccole cose come il cross. Infatti i cross saranno più tesi, più curvi, più pericolosi. Hanno sistemato anche i filtranti per renderli migliori e più efficaci, i tiri al volo, le conclusioni di prima. Hanno sistemato un po' di cose che poi vedrete sicuramente quando uscirà il gioco meglio, e a voce difficilmente riesco a spiegarvelo. Mentre per quanto riguarda tutto il contorno del gioco, hanno sistemato veramente tantissimo gli stadi, rendendo le atmosfere veramente incredibili a livello di coreografie, di striscioni, di pubblico. Il pubblico sarà differente, non saranno copie. Ci saranno dei posti in cui ci sarà più pubblico, meno pubblico, si muoveranno in modo differente, non esulteranno tutti quanti con la stessa animazione. Ci saranno degli stadi particolari, tipo quelli argentini o brasiliani, che hanno in mezzo allo stadio lanciati dal pubblico pezzi di carta, coriandoli, cose varie, veramente qualcosa di suggestivo. Ci saranno delle nuove animazioni per i festeggiamenti, per le esultanze, esultanti anche dentro assieme al pubblico. Ci saranno delle cose veramente molto particolari e caratteristiche. E per chiudere ci sarà il The Journey. Come vi ho già anticipato a inizio video, ci sarà il ritorno di Alex Hunter, il The Journey parte 2 diciamo, dove dopo il grande successo del The Journey 1 hanno voluto ampliarlo, migliorarlo ovviamente, rendendolo molto più vario. Non sarà soltanto rinchiuso in Inghilterra, ci sarà un Alex Hunter che potrà viaggiare il mondo, ci saranno tanti scenari differenti, tanti giocatori con cui relazionarsi, ci saranno più trame, meno linearità di gioco, cosa che l'anno scorso forse era un po' troppo esagerata, quindi si potranno prendere diverse scelte che influiranno effettivamente sulla propria storia, sulla storia del proprio giocatore. Si potrà personalizzare anche Alex Hunter, non interamente, ma tipo il taglio di capelli, le scarpine, robe del genere, saranno tutte personalizzabili. Quindi sicuramente un The Journey 2 che sarà ancora migliore, sicuramente migliore di quello che è stato il primo, che alla fine era un po' un test, un tentativo loro di vedere come poteva andare. È andato veramente alla grande. Il secondo sarà qualcosa di mostruoso che non vedo l'ora di fare appena uscirà il gioco, di farlo con voi. Faccio un let's play all'anno e quello è il The Journey, perché veramente mi piace un sacco da giocare con voi. E niente raga, bene o male vi ho dato tutte le info che mi sono scritto, che mi sono scritto mentre l'ho provato, sia qua a Los Angeles sia a Milano un paio di settimane fa. Ho cercato di dirvi tutto quello che ho potuto vedere per farvi avere un po' un'anteprima visiva, mentale, di quello che sarà il nuovo FIFA, che a mio avviso promette molto molto bene. Poi c'è ancora tutta la sezione di Ultimate Team che non conosciamo, che non sappiamo. Ci sono cose ancora nascoste che riveleranno nei prossimi mesi, magari al Gamescom di Colonia, magari in qualche demo che rilasceranno prima del gioco. Ci saranno veramente tante cose che non vedo l'ora di provare, di vedere, perché mi ha colpito positivamente questo FIFA, come già era il 17 che mi era piaciuto come gioco in generale. Il 18 a mio avviso è ancora meglio, un gioco molto tecnico, tattico, che mi piace particolarmente. Il dribbling in più degli attaccanti mi ridarà quella voglia di riprovare qualche dribbling che l'ultimo anno
era quasi impossibile. E niente ragazzi, fatemi sapere voi un po' cosa ne pensate di queste news, di quello che avete visto voi, di magari delle immagini che avete visto. Intanto vi avevo lasciato anche qualche immagine di me che giocavo qua e là con Gabbo e gli altri. Per oggi è tutto, sono contentissimo di aver avuto questa possibilità di fare questo video per voi in anteprima. Ne avremo anche altre sicuramente nei prossimi mesi, per avere magari i primi gameplay, le prime cose da potervi far vedere. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace e ci vedremo nei prossimi giorni con tanti altri video qui da Los Angeles dalle 3. Ci saranno dei vlog, cazzeggio con gli altri, parleremo di Need for Speed, di Battlefront, anche di Code probabilmente, adesso se avrò l'opportunità o no lo vedrò. E niente raga, grazie a tutti quanti, da Ron è tutto, a prestissimo, bello.